Siamo in diretta! In diretta su Facebook, adesso becchiamo appena esce, eccola qua, Riccardo Gelbiora in diretta e eccola qua che sta arrivando, condividi! In diretta su Facebook, adesso becchiamo! Condividi, eccola qua pronta! Ci siamo, siamo! C'è! Ecco arrivato il primo, ciao Roberto, sei arrivato per primo, aspettiamo che intanto suono. Balla, c'è il ballaragno, allora se c'è il balla ci sono tutti. C'è il Nino. Ah, il pelle, c'è il pelle. Ma soprattutto bello, ecco, ciao a tutti, siamo già in 11 e senti che bel suono questo qua. Cioè, è da domanda stupida, ma anche altri suoni? No, c'è solo quello lì, solo questo qua e basta. No, dov'è questo? No, non è vero, sto scherzando. Per esempio ci abbiamo gli FM. Ah, il Wurly, aspetta che io c'ho da fa. Allora, se non ha l'effetto di jump non mi serve, non, no, quello non c'è, sì ce l'ha, ha l'effetto di jump che è questo. Allora, il Wurly è bello perché è questo qua. E poi, no, per esempio, possiamo... Ah, il CP80. Però... Ah, ok, qui. Yeah.
però ci va il pad. Allora. Ciao Marco! Allora, dicevamo, questo qua è il CP80, che però appunto gli abbiamo aggiunto il pad, però il pad lo possiamo aggiungere anche per esempio su il Rhodes. Vediamo, allora, il Rhodes, questo qui è il Rhodes, diciamo, tradizionale, nudo e crudo. Mettiamo il riverbero. Mettiamo il tremolo. Gli regoliamo la velocità, un po' più lenta. E poi me lo compro. Sì, ok. Più o meno era così. Vabbè, torniamo al Rhodes. Tremolo, pad. Il pad lo scaldiamo un attimo come suono. Adesso però, adesso vabbè, sti qua sono i suoni, c'è anche il piano acustico. Mettiamo il paddino. Un altro pianino acustico simpatico. Gerby, saluta il Piero che ci sta guardando dal video in diretta. Salutalo. Devi farti vedere però, vieni qua. Non ti vede. Non ti vede ancora. Con le cuffie. Ma non ti si vede? Come non mi si vede? Ma no. Ah, perché sei in ritardo, scusa, è vero, adesso. Ah, eccolo qua, la sta arrivando. Ah, vedi? Gerby fuori, sta dicendo il pelle. Gerby fuori. Quanti layer è possibile fare? Sono due, no, gli split non ci sono, sono due layer perché posso aggiungere il pad. Però il pad lo posso aggiungere su tutto. Posso prendermi anche tipo il suono dell'FM. E ci aggiungo il pad. Ci aggiungo il chorus. Però adesso facciamo delle cose più divertenti, e cioè attraverso l'editor che io, c'è anche altre palette sonore tipo strings, no, c'è un pad che può essere così chiaro, adesso aumentiamo il volume, e può cambiare colorazione, può diventare un po' più scuro. E diventa scuro quando diventa rosso il cursore, eccolo qua. Allora, ripartiamo. Andiamo a prendere il suono in FM. Che è questo. Attraverso l'editor, io qua ho l'editor wifi che è questo che lo vediamo qui, che è praticamente
lo strumento è Wi-Fi, quindi mi connetto alla rete del 7 e attraverso il browser, quindi attraverso Chrome, attraverso l'indirizzo IP del 7, che è il tradizionale 192.168.1.1, ho l'editor con tutte le funzioni. Nel caso di questo, posso andare a selezionare dai Tine agli Electric Grand, al Clavinet, eccetera. Nel caso di questo tipo ho selezionato il DX7 piano. Se io vado, per esempio, se io utilizzo il suono di Rhodes, mi va a cambiare anche nell'editor, ovviamente. Mettiamo il DX. Andiamo su Edit. Il DX Edit ha diversi suoni, sempre generati dall'FM. Quindi, se andiamo su questo, sono i classici brass FM che ricordiamo dal DX7. A questo punto possiamo magari metterci il delay, lo rallentiamo un attimo. Ci aggiungiamo il pad. Come per esempio potremmo andare a cambiare mettendo un basso, il basso tipico FM. Con il delay. Piuttosto che sempre un suono tipo piano elettrico, sempre in FM. La cosa divertente è che ho questo. Andiamo a recuperare questo suono che dovrebbe essere, non so dov'è, lo vado a cercare. Eccolo qua. Scusa la domanda nata dal vecchio Ross, ma la parte di sopra è rigida, vero? Secondo te? È rigida. Allora, andando a selezionare il suono in FM, ho utilizzato una forma d'onda simile organo. A questo punto, con il pedale di espressione collegato, vado a intervenire sulla modulazione. Però voglio divertirmi ancora un po', quindi metto un suono così, sempre in FM. Allora, questo, e vado ad utilizzare il delay sul suono e qui vado a mettermi su un autopan. Eccolo qua. A questo punto vado sull'Edit Effect e mi posiziono il mio pedale d'espressione sulla la velocità del delay, quindi FX 1, anzi no, devo mettere FX 2 rate, e cioè questo. Sentite, no? Oppure questo. Quindi,
Avendo la simulazione del delay, del tape delay dell'eco nastro, ho la possibilità di cambiare l'intonazione, ovviamente, andando a muovere la velocità del nastro stesso. Per esempio, utilizzando un pad sotto a questo suono, andiamo a scaldare un attimo. Ci voglio mettermi, voglio divertire ancora e metto invece il pianino. Totale suoni e totale effetti, Fabio. Suoni sono un conto sono i preset che sono 4 banchi da 8 e l'altro conto sono tutti i suoni interni che ha a disposizione, che sono molti di più e ovviamente essendo programmabili li puoi utilizzare. Gli effetti sono 2, però per ognuno c'è l'editing e ci sono i vari tipi di effetti, dalle modulazioni al riverbero ai delay. È divertente su questo. Andiamo a utilizzare il clavinet. Il clavinet ovviamente ha la possibilità di cambiare i pick up, di fare tutti i suoni, questo è il suono. Però vado a prendergli quello con il wah-wah e gli metto il pedale, il wah-wah pedale, e quindi avrò ovviamente c'è anche l'app simulation, il drive con tutte le forme degli amplificatori, cioè le clonazioni degli amplificatori, eccetera, eccetera. Questo è il 7. Questo 7 pesa ottimo il clavinet. Bene. C'è una persona che sta guardando che... Sì, esatto. Il peso è leggero perché sono circa, adesso devo fare attenzione a non cadere telefono, eccetera, sono circa 14-15 kg più o meno. Si richiude tutto in se stesso, qui c'è uno sportellino per metterci il pedale, eccetera, e questo diciamo che in linea di massima è quello che è lo stato dell'arte attuale del nuovo piano elettrico del 2018. Sto divertendo, io praticamente. Col pedale posso regolare l'apertura del wah-wah. Sì, no, allora, non usciranno 88 tasti, mai nella vita. Se vuoi ti diamo i mancanti e te li metti te. No, lo conosco quello che l'ha scritto, per quello che posso permettermi di parlargli così. E anche perché 7, se no sarebbe late, no? Cioè, E col pedale posso regolare il wah-wah? Sì, perché l'ho già fatto sentire prima. E poi, cos'è che volevo far sentire ancora? Ah, un pezzo. No, facciamolo con questo.
Ingressi e uscite MIDI. C'è il MIDI out e l'USB con il MIDI in e MIDI out. Thank you.